ricerca sulle tendenze nel settore dei materiali e delle finiture con l'interior design. Questo è il secondo talk che anch'esso continua a trattare il tema un po' conduttore di questa mostra, dedicata proprio alle nuove finiture, le nuove tendenze dei materiali per l'interior, che è il cambiamento di scala. Il cambiamento di scala è un trend importante, quindi come i materiali passano, effettivamente vengono utilizzati in scale di applicazioni diverse, dai rivestimenti fino ad arrivare agli oggetti d'arredo e ai complementi. È un trend che già era emerso nell'edizione di settembre e che è stato qui portato è stato maggiormente esplicitato in relazione a quello che viene un po' definito da noi una sorta di teatro dei materiali. Questo è un ideale palcoscenico e con questi corner retrostanti effettivamente va in scena un po' la rappresentazione dei materiali. Questo perché noi riteniamo che è vero, siamo in un'epoca dove l'immateriale, l'immaterialità è molto presente, e effettivamente da quando Leopard nell'87 sentenziò l'Esimaterion, no? Questa a Centre Pompidou, questa famosa mostra, l'importanza dell'immaterialità, che l'immaterialità sarebbe stata sempre più importante. Però d'altra parte noi continuiamo a vivere alla fine in ambienti dove la materialità è comunque importante, dove è vero, probabilmente ci sono molte componenti sempre più immateriali, dove è vero le realtà sono sempre più, gli spazi sono sempre più aumentati dall'uso delle nuove tecnologie. Ma poi noi abbiamo bisogno anche di ritrovare degli elementi che appartengono un po' al nostro vissuto, alle nostre esperienze, ai nostri stili di vita, e quindi qui c'è un riferimento molto forte economico, che proprio si pone come la fiera evento dedicata ai stili di vita. E quindi ecco che le finiture diventano nuovamente, diciamo, protagoniste, ancora di più forse, perché effettivamente in un mondo in cui tutto è effimero, tutto è virtuale, alla fine noi abbiamo bisogno di qualcosa di fermo, qualcosa di fisico, dove qualcosa che è nelle nostre case, ma anche in luoghi di passaggio, di transito, negli spazi aeroportuali, negli spazi di una camera d'albergo, eccetera, noi abbiamo bisogno di sentire, di toccare, di vedere e di ritrovare appunto degli archetipi anche materici. Quindi al di là dei bellissimi giochi che si possono fare con le proiezioni luminose, con la luce, gli ologrammi, con mille appunto variabili di una dimensione immateriale nella caratterizzazione dello spazio, però effettivamente quello che è la materialità e le finiture sono sempre importanti, ed è proprio questo teatro dei materiali che vuole darci appunto questa, diciamo, suggestione, questa ispirazione. Oggi continuiamo un po' questo tema appunto come l'abilità del metro scale, quindi il passaggio di scala e l'abilità nel gestire il passaggio di scala dai materiali all'interno, passando attraverso il complemento di arredo. E abbiamo con noi Alberto Artesani, del Design Studio di Vuà, con Frederic de Backter dello studio sempre di Vuà. Entrambi sono art director, lo studio art director per Mariotti Project. Isabella Mariotti di Mariotti Project, che è general manager per questa importante realtà. Paolo Benevelli, che è un designer di Paolo Benevelli Design e per Coen. E poi Gabriele Bardi e Laura Caschi di Grand Design. Quindi ecco, sempre molto importante, come lo scorso talk, questa relazione che abbiamo tra il mondo del progetto, il mondo dei progettisti e il mondo delle aziende. E già ieri effettivamente abbiamo evidenziato nel talk di ieri pomeriggio come effettivamente questo rapporto estremamente positivo possa, appunto, quando è un rapporto positivo, possa garantire dei risultati di alta qualità, che un po' in linea poi con la nostra tradizione del design italiano, se vogliamo, che ha sempre visto questo grande rapporto appunto tra progettista e azienda alla base del successo di molte delle proposte, alla scala dell'oggetto d'arredo, ma anche alla scala, diciamo, della realizzazione di interior, dei materiali, eccetera, eccetera. Quindi io volevo appunto introdurre lo studio di Vuà, che è uno studio con Alberto Artesani e Frederic de Backter, che è uno studio importante, che ha anche avuto diverse esperienze internazionali, ed è uno studio che, diciamo, gestisce una dimensione di interior design in rapporto anche a spazi molto diversi,
spazi dal retail all'ambito domestico, lavorate anche per il settore della moda, di progettare quindi spazi allestimenti per la moda, quindi effettivamente il vostro è uno studio che ha una grande competenza, una grande esperienza a 360 gradi nel mondo dell'interior design, nel mondo dell'allestimento, e questo è sicuramente fondamentale. Ecco, come vedete questo tema, quello del passaggio di scala, che è un po' il tema cardine della nostra mostra convegno, negli scenari del progetto contemporaneo. Non so chi vuole iniziare. Prego. Sperimentare anche cose nuove e trovare materiali anche presi da contesti differenti per poi inserire nel progetto. Credo che questo sia molto importante per noi progettisti, perché comunque ci sono in atto dei cambiamenti che portano ad affrontare diverse problematiche e quindi non si può essere sempre legati a materiale tradizionale e quindi per noi andare a cercare alternative a quelli che sono materiali tradizionali è molto importante. Poi soprattutto nel campo degli allestimenti questo ci porta a andare a indagare cose alternative anche più effimere, ma che danno uno sguardo differente anche estetico. Ecco, dicevi che secondo me questo è fondamentale, cioè questa componente di innovazione attraverso il passaggio di scala, che è vero che sono le nuove tecnologie spesso che ci permettono anche di passare su scala, però da una parte anche credo una nuova mentalità, un nuovo modo di approcciare il progetto, no? Perché una volta noi avevamo dei materiali anche confinati in certe applicazioni, oggi credo che abbiamo un po' superato. Sì, sicuramente. Ma noi adesso appunto in occasione di questo incontro abbiamo un po' ripercorso i nostri modelli e abbiamo effettivamente messo a fuoco che la nostra attenzione, il nostro sguardo verso il materiale è molto ampio. Ci sono una serie di immagini, su questo legato al progetto Silico, che non pare che sfugge le immagini. Diversi, per esempio, c'è un allestimento che abbiamo fatto per la fiera di Cortrake, dove c'era stato richiesto di fare un campante con la capistrutta, dove avevamo un budget veramente ristretto e quindi abbiamo pensato di utilizzare materiali poveri ma che avessero un'estetica molto forte e potessero in qualche modo far pensare e andare a... Quindi abbiamo usato tipo le coperte termiche per fare questo cedino superiore che brillava all'interno della fiera, che diventava quindi subito un focus, e pure per il padre abbiamo utilizzato come straordinario resinato, quindi oppure per le sedie che abbiamo preso delle sedie di istituzioni di plastica, li abbiamo rivestite col tessuto, col feltro che si usa per i traslochi, però portati con questo nastro rosa, e quindi ci abbiamo dato proprio un cambio di scala, di visione del materiale in sé. Per noi questo è sempre molto molto interessante. Ci sono altri tipi di lavori come anche altri allestimenti qua, va bene, l'anno scorso per il wallpaper, al di là del legno di base di tutto l'allestimento, però gli espositori sembrano un po' ogni cosa uguale, ma in realtà è un materiale di semplice imballaggio, semplicemente retrocomunicato. Questo per noi è sempre molto stimolante, cioè non abbiamo mai. Non ci leghiamo ai materiali tradizionali, lo troviamo scontato e quindi ci piace sperimentare.
e vedere come un materiale percepito in un modo e viene poi col progetto spostato completamente da quello che è la sua origine. Qua abbiamo dei, per esempio, qui invece si parla un po' più di riciclaggio, perché questo è un materiale che si chiama glibanite, che è un materiale vetroresina riciclata, con cui abbiamo adesso, ci saranno dei progetti, ci sono dei progetti che stanno sviluppando con loro. E anche qui abbiamo pensato, facciamo ok, questo materiale qui può essere colato, abbiamo fatto degli strati di resina di due colori e poi lavorati, quindi c'era questo, l'aspetto finale diventava poi quasi un legno fossile, qualcosa di veramente strano. E anche qua, vabbè, siamo più nell'ambito del riciclaggio, che però anche quello è un cambio di scala, una cosa viene trasformata in un'altra. Ecco, io credo che questo volevo sottolineare proprio due questioni anche importanti. Hai appena detto il tema del riciclaggio, della sostenibilità. Ieri ne abbiamo parlato anche parecchio nel primo talk dedicato appunto a questo tema. Ovviamente l'attenzione alla sostenibilità, l'ecologia ormai è una piattaforma indispensabile. E poi anche quello di fare delle sperimentazioni anche in fondo, come dicevo all'inizio, in un primo allestimento, anche cercando anche di contenere i costi. Sì, Assolutamente. Allora, non è detto che si possono fare soltanto delle cose interessanti, no? Si possa appunto declinare la sostenibilità parlando dei budget estremamente elevati. Questo credo che sia anche molto importante. Questo è un punto che affrontiamo quotidianamente, che i budget sono sempre più stretti e quindi dobbiamo inventarci per Ecco, d'altra parte io credo che il fatto di avere tanti vincoli, come anche quelli economici, certe volte questo non lo dico io, lo diceva Achille Castiglioni, lo dicevano tanti grandi designer italiani, tante volte si agisce da stimolo proprio per fare dei progetti migliori, per migliorare la qualità del progetto. Ecco, e vedendo alla vostra collaborazione con Agnotti Fulget, appunto con cui voi siete la director, come vedete questo tema anche in relazione, diciamo, all'azienda come Agnotti Fulget? Poi farò delle domande specifiche a Isabella Mariotti. Allora, con Mariotti Fulget in realtà l'abbiamo scoperto che stavamo pensando a un progetto, che eravamo stati invitati da Wallpaper per fare un progetto per la mostra durante il Salone del Mobile. E da un po' di tempo, cioè un po' di anni in realtà, volevamo scoprire il materiale che ha usato Franco Albini nella metro di Milano per rivestire le stazioni della linea 1. E alla fine abbiamo trovato il Fulget che aveva questo materiale un po' cassetto nascosto che non lo utilizzavano più, avevano preso il brevetto di un'altra azienda che aveva chiuso, quindi era un po' un materiale dormiente, quindi noi siamo andati da loro e abbiamo iniziato questo dialogo, però utilizzando per la prima volta, facendo vedere a loro che magari questo materiale, invece di solo rivestire le pareti o utilizzarlo per pavimenti industriali come facevano solamente all'epoca dei supermercati o grandi magazzini, depositi. Abbiamo portato questo materiale qua in una scala molto vasta industriale, in una scala piccola come il progetto di design, utilizzando appunto per la prima volta questo materiale come fosse un marmo, andare a fare un tavolo, utilizzare una scala più piccola. Adesso per Omi abbiamo fatto un passo ancora più in là, siamo arrivati all'oggetto decorativo, più l'arredo, ma abbiamo fatto i nostri due cesti che sono due contenitori fatti in silicone. Quindi lì sicuramente questa trasformazione della scala è stata interessante, perché magari in superficie così vasti tante persone non se ne rendono conto del materiale. Se lo vai a concentrare in un oggetto più piccolo come un tavolo, un tavolino, una panca, diventa molto più visibile nel progetto di design e poi forse anche più accessibile a un pubblico molto più vasto, anche più giovane, che magari
non hanno, non fanno, cioè tante persone giovani soprattutto non fanno più l'investimento nel, diciamo, quello che è fisso nella casa, perché le vite ormai sono talmente flessibili, cioè l'abitare non è più tradizionale divisa in stanze, cioè l'abitare molto aperto, cioè, si vive in un modo completamente diverso rispetto a anche solo 15 anni fa, secondo me. E quindi l'oggetto sicuramente è una cosa importante nella vita, secondo me, delle generazioni più giovani. Sì, questo credo che sia un elemento molto importante, quello di avere effettivamente attraverso il passaggio di scala dato ulteriore valore a un materiale che è storico, appunto, come quello che era stato disegnato e pensato da Franco Albini nella metropolitana milanese, però effettivamente era un materiale un po' confinato, se vogliamo, ad un uso specifico, molto di grande impatto visivo, anche molto funzionale, tecnologico per l'epoca, però effettivamente riportandolo, applicandolo a una scala diversa, probabilmente il materiale viene anche maggiormente comunicato e apprezzato da un pubblico più ampio. Quindi il passaggio di scala in questo caso ci consente proprio di riattualizzare un materiale, ma anche di renderlo, di comunicarlo meglio a un pubblico più basso. A questo proposito introduco, penso, Isabella Maria Fuget. Maria Fuget è un'azienda storica fondamentale, effettivamente, che produce piastrelle in cemento, cantiere di marmo da tantissimi anni ed ha un grandissimo know-how, come molte delle aziende su cui si fonda il design italiano, che sono state in grado di trasferire anche questo know-how ai progettisti, agli studenti, noi diciamo oggi, quindi a tutti. E effettivamente la sua, il suo punto di vista proprio su questa esperienza con DVA nella, diciamo, nel ripensare questo materiale ormai tradizionale, ma che per l'epoca in realtà era, diciamo, frutto anche di un ragionamento estremamente innovativo da parte di Franco Albini, che era sicuramente uno dei nostri grandi padri, grandi maestri, che ci ha lasciato tantissimo sia in termini di eredità materiale, di oggetti, prodotti, eccetera, ma anche di metodologia progettuale da applicare a scala del design e dell'architettura. Sì, è vero, io rappresento in effetti la terza generazione di una storia industriale come ce ne sono anche tantissime altre in Italia, ed è quello che in realtà ci ha anche vincolato e legato a un modo di pensare quello che conosciamo. Abbiamo le aziende produttive, pensano alle materie prime, a produrre al meglio, ad applicare i propri prodotti in tutti i campi applicativi possibili, ma non abbiamo una visione come un architetto piuttosto che un designer può aiutarci ad avere. E infatti è benissimo quello che Alberto ha detto, quando noi abbiamo acquisito Fuget, l'ideatore, l'inventore vero e proprio di Silicon negli anni 50, stimolato dalla collaborazione dei grandi architetti e designer, noi conoscevamo perfettamente il valore di questo materiale e dell'azienda in sé, altrimenti non l'avremmo acquisito, è sempre stato un nostro competitor irrefugibile. Ma è vero anche che abbiamo tenuto questa grandissima risorsa in un cassetto e negli anni che abbiamo gestita abbiamo sempre tentato di proporla, ma con la nostra mentalità tradizionale, in due dimensioni, quindi orizzontale e verticale. Questa è sempre stata per la nostra storia, perché comunque la nostra azienda ha più di 90 anni, il grosso dei lavori sono sempre stati investimenti nel grande campo dell'architettura, ma sempre investimenti. E questa è la mentalità che ha condotto le nostre ricerche, le nostre migliorie. Quando Alberto e Frederick hanno bussato alla nostra porta, potete immaginare come chi ha sempre dovuto mettere investimenti si è uscito da questo incontro un po' come una centrifuga, nel senso che ci hanno proposto delle prospettive che non avevamo mai pensato. Nella realtà qui ci rilancio a quello che ho detto lei all'inizio, quello che ha detto per te Frederick, noi il nostro materiale materiale assolutamente non è un materiale sottile, è un materiale di massa e non è mai stata in realtà
attacco e abbia sfruttato per tutte le sue potenzialità. Grazie agli stimoli e studi di Vuan abbiamo potuto pensare in tre dimensioni. E questo per noi è stato un grosso sforzo mentale, ma che lo studio di Vuan ci ha aiutato passo per passo a realizzare, perché comunque non ci hanno messo un progetto irraggiungibile, sono riusciti passo per passo ad aprirci delle porte ed aiutarci a vedere il materiale in 3D. Questo ovviamente noi con la nostra esperienza, con la nostra conoscenza delle materie prime, della tecnologia, ci sta spingendo a creare oggetti decorativi, piuttosto che mobili, questi oggetti che ci vengono proposti, cercando di anche di fare diciamo degli incroci trasversali sulle varie tecnologie produttive che abbiamo, perché si riconosce per essere prodotti in 2D. E quindi stiamo facendo ricerca anche per poter produrre in massa e su passaggi non immediati, ma che grazie alle reciproche esperienze stiamo arrivando a fare. Ecco, credo che questo sia molto interessante, cioè proprio il fatto che innanzitutto abbiate preso questo materiale, che era un materiale di un'azienda che è stata acquisita, che era un materiale che non era stato più utilizzato, è stato appunto oggetto di una reinterpretazione, poi attraverso proprio questo rapporto con DQA che ha riaperto, all'inizio penso vi abbia probabilmente sconvolto, ma ecco perché però molto spesso da questi cortocircuiti poi possono nascere le idee, le proposte più interessanti, che poi diventano degli elementi di valore per tutti, per i progettisti, per le aziende, per il sistema design. Quindi credo che sia stata appunto un'esperienza, e anche ovviamente è sempre un'esperienza di venire, perché tu dicevi non è facile passare dalla produzione di un materiale pensato in 2D, farne qualcosa in 3D, cioè bisogna appunto andare per gradi e probabilmente mettere a fuoco delle tecnologie, delle modalità, dei processi produttivi che permettono, per cui è una ricerca in progress che diciamo non è ferma ma va avanti, e questo è anche molto bello, molto interessante, no? Cioè non è che il progetto è finito, ma il progetto e la produzione degli elementi un po' esecutivi continuano anche in linea proprio con l'evoluzione delle tecnologie e l'evoluzione della ricerca. Quindi questo fa vedere anche un'azienda che attraverso un progetto di progettisti riesce un po' a guardare oltre i risultati immediati, no? In fondo molti di noi potrebbero anche essere soddisfatti di determinate cose, la sfida è sempre andare oltre, andare avanti per cercare proprio di raggiungere dei nuovi obiettivi e dei nuovi risultati. Assolutamente, qua mi riallaccio a quello che diceva Frederick, per noi che produciamo comunque un agglomerato cementizio assolutamente ecologico, ma comunque rimane un prodotto di nicchia, questa strada che abbiamo iniziato a percorrere insieme a loro ci consente di riproporre un materiale storico, materico, occhi di generazioni che non conoscono più questo tipo di materiale, l'agglomerato, e quindi trovare dei canali trasversali per far scoprire l'identità e il valore di questo. Sì, e anche questo lo trovo molto importante per i giovani, occupandomi di formazione, nel senso che i giovani pensano che la tecnologia e l'innovazione si possono fare soltanto, no, con materiali estremamente innovativi, mentre invece si può continuare a fare innovazione anche partendo da cose anche che appartengono al passato, che sono appunto apparentemente più tradizionali rispetto ad altri materiali, quindi questo è un valore sicuramente molto importante. Va bene, vi ringrazio per questo intervento estremamente, estremamente utile, ecco, che ci apre appunto questo focus, e vorrei passare a Paolo Benedelli di Coem, che è un designer che ha un'ampia attività progettuale e che qui appunto espone proprio uno dei suoi prodotti, oggetti prodotti più recenti, che è questo progetto Shelf, che è un progetto che effettivamente è proprio emblematico anch'esso come un po' il silicon di questo tema del passaggio di scala, perché effettivamente da un materiale considerato bidimensionale si passa a un materiale che riesce a, diciamo, diventa anche elemento di arredo fisso, che può diventare un'attrezzatura per lo spazio. Per cui ti chiedo un po' di descriverci un po' questo progetto Shelf e tu
nome, da che cosa nasca, cosa c'è dietro, eccetera, le tue suggestioni, le tue ispirazioni. Ok, diciamo che ho iniziato questo progetto con una domanda, cioè cosa ci posso fare con una piastrella, perché non sia sempre la solita, nel senso che le piastrelle solitamente non vanno oltre la sua funzione, invece il rivestimento. Per me qui invece è fondamentale trovare un'idea, trovare un motivo, una ragione valida che potesse portare la piastrella oltre la sua normale funzione di rivestimento. Per questo motivo si è girato intorno a tutto quello che c'è nel mondo delle piastrelle per conoscere quello che abbiamo intorno e rendersi conto soprattutto di quello che c'è e fare uscire questo dialogo. Per me diventata era una cosa che poteva dare una nuova funzione alla piastrella e quindi il materiale ha assunto una nuova forma rispetto a quello che normalmente diciamo è, e credo che sia il primo progetto in ceramica che si concentra non sull'estetica ma proprio sulla funzione, in quanto trasforma il rivestimento ceramico in scaffalatura. E diciamo che questo progetto qua, oltre a trasformarsi in piani di appoggio, librerie e mensole, offre infinite possibilità di configurazione anche per i suoi. Può essere utilizzato in spazi pubblici, può essere utilizzato nell'interior, in qualsiasi altra idea che uno abbia, anche proprio perché è rivolto anche al discorso della progettazione, essendo un materiale che di per sé non è finito nell'elemento stesso, che si tratta di un elemento AL, ma diciamo che deve essere comunque progettato per il suo ambiente di utilizzo. Sì, ecco, poi effettivamente è molto interessante, io tra te ne abbiamo parlato un po', come è interessante il silicone, che questi materiali, questa idea, questo progetto, effettivamente anche le caratteristiche anche di resistenza statica, cioè di che possono, che può avere dei carichi anche ingenti, può essere anche caricato in maniera massiccia, possiamo dire, quindi può risolvere problematiche diverse, quindi c'è una valenza un po' quasi surrealista di trovare una piastrella che diventa appunto scaffale, però poi c'è anche una valenza funzionale molto importante per attrezzare degli spazi e poi anche l'elemento decorativo, secondo me. Ovviamente qui lo vedete esposto con questa finitura avorio, ma si possono avere elementi, appunto, si possono scegliere colori, texture, superfici assolutamente diverse, per cui anche questo poi contribuisce ad arricchire il progetto. Certo, diciamo che la ricerca ci ha portato a riuscire ad ottenere un elemento, come dicevi tu, che è assolutamente funzionale nella portata, in quanto siamo a oltre i 150 kg di portata per ogni elemento modulo di 60 cm. Quindi direi che assolutamente oltre quello che magari è il normale utilizzo. Quindi si può, diciamo, caricare con quello che si vuole. Sì, ecco, questo direi che è molto importante. E a questo proposito ti chiedo proprio il rapporto con Coem. Come il rapporto con Coem ha in qualche modo influenzato questa dinamica che abbiamo prima accennato, no? Prima parlavamo proprio di come è importante nella genesi di icone del design, di prodotti significativi del design, il rapporto tra progettisti e aziende. Ecco, come in questo sì, caso. Assolutamente sì, perché come stai dicendo tu, comunque tra azienda e designer c'è un dialogo, ed è questo dialogo che è una delle cose più importanti per lo sviluppo di un progetto. E oltretutto devo dire che Coem è un'azienda molto attenta ai progetti e alle ricerche, quindi questo è un aspetto fondamentale per iniziare un discorso progettuale e questo appunto, questo sviluppo di progetto mi ha permesso di confrontarmi con Daniela Selmi, essere amministratore delegato e capo della ricerca prodotto, e quindi insieme abbiamo sviluppato questo progetto in tutti i minimi percorsi
plani proprio per riuscire ad ottenere questo risultato che si può vedere. Va bene, grazie, credo che anche questa sia una testimonianza fondamentale di come in questo caso abbiamo un materiale di tipo anche qui tradizionale, possiamo dire la castrella con un po' il silipol che è stato attualizzato, anche in questo caso il tema del passaggio di scala riesce ad attualizzare ed implementare un prodotto oltre le sue caratteristiche di applicazione o di tipo convenzionale. Credo che questo sia molto importante proprio per quella ricerca nel design, per un po' forzare i limiti, le categorie e quindi arrivare a definire qualcosa di innovativo e quindi fare innovazione. Sì, certo, nel senso che il materiale si può, diciamo, utilizzare semplicemente come un rivestimento, nel caso di utilizzo funzionalità sostituisce qualsiasi piano, libreria e mensole che vogliamo avere insomma. Quindi può essere fatto dallo stesso materiale. Ecco, volevi qualcosa da aggiungere sulla tua esperienza con Omi, come cioè con la Maria Stella è stato per te un elemento importante o significativo, se vuoi fare qualche definizione di questo investimento. Sì, guarda, a me sembra molto interessante tutto quello che viene presentato, nel senso che ogni progetto è un mondo e ogni mondo diciamo, ci dovrebbe entrare dentro e da lì possono nascere ulteriori cose, quindi tutto quello che viene. Si incontra può essere sempre un elemento di progetto, di elemento di utilizzo per ulteriori ricerche, quindi queste cose sono interessanti, importanti per questo aspetto. Va bene, grazie. Anche qui credo, ecco, vorrei sottolineare sempre il luogo, le fiere, gli eventi come OMI, come ambito di incontro per progettisti, aziende, pubblico, dove implementare le proprie modalità di ricerca, le proprie modalità di fare progetto, eccetera. E qui passiamo agli altri relatori, che sono Gabriele Pardi, che è architetto di GAM Design, e Laura Fiaschi, che è designer grafica sempre di GAM Design. GAM Design è uno studio di industrial design, molto attento al mercato da una parte, alle sue richieste, quindi anche a tutte le, diciamo, i vincoli che pone il mercato, però cerca di andare di sperimentare, quindi di fare qualcosa che non sia soltanto una risposta al marketing e quindi a delle esigenze prettamente di mercato. E secondo voi questo processo, quanto è il materiale ad influenzare una scelta di progetto? E quanto è quindi il materiale e le sue particolarità a suggerire il passaggio di scala, e invece quanto anche influisce oggi sempre di più il tema della committenza, perché i committenti, tutti noi, molto spesso siamo appunto, abbiamo delle consapevolezze, abbiamo delle preferenze molto precise, abbiamo dei desiderata non precisi, per cui quanto questo influenzi sempre di più e quindi quanto questo possa influenzare anche nella, diciamo, sul tema in generale, che è quello appunto del passaggio di scala nella definizione dei vostri progetti. Allora, misuriamo sicuramente con gli occhi, ma misuriamo anche con la mente. E allora, nel momento in cui misuriamo qualcosa con gli occhi, in compenso la dimensione elevata, la grande dimensione, sicuramente crea un effetto prolungato. Ma nel momento che misuriamo con la mente, anche il piccolo oggetto dimostra la sua grandezza. Oltretutto, quando misuriamo con la mente e quindi togliamo quei valori fisici e aggiungiamo una sorta di vuoto, cioè il nostro, creiamo al pensiero, quindi a quello ciò che andiamo a creare, uno spazio nuovo, uno spazio arbitrario, uno spazio individuale, una sorta di teatro individuale, e da lì può prendere quindi piede, può nascere un nuovo oggetto dove la misura piccola o grande diventa influente, perché è proprio la parte del pensiero. Questa piccola introduzione è perché chi si lavori su una scala del marmo, parliamo di marmo, parliamo di metallo, ci rifacciamo sempre a quello che è una storia iniziale che ci appartiene alla nostra narrazione. Per esempio, quello che stiamo facendo, questo che vediamo adesso, è una piastrella di
30 cm, varie grafiche si possono unire tra di loro, creano una razza, creano una trama, un ordito, una trama, quindi un concetto anche di spazio e tempo a seconda di cosa pensiamo come ordito e trama, e questo ci permette di dare spazio a figure geometriche, quindi un'alternanza diciamo ritmica della stessa texture, ma alternando le texture possono diventare addirittura figure, quelle figure, in questo caso personaggi che appartengono alle favole, alle immagini, dei racconti, che riportano agli razzi, che riportano ai grandi palazzi, alle storie, quasi all'Orlando Furioso, ma allo stesso tempo però ci rimandano a quel 30-30 e quindi a quella dimensione relativamente piccola. Ecco, in questo progetto, per esempio, il ruolo del committente è stato fondamentale. Noi con dei castelli, decisamente con il mio cerato, abbiamo molto d'amore, nel senso che è stato un incontro di spesa accade, casuale, ci siamo conosciuti a Bisogni, a Parigi, avevamo fatto un allestimento per l'azienda di eventi di Milano e per questo allestimento avevamo costruito una sorta di laboratorio a cielo aperto che era costituito oltretutto da dei tavoli. Albino ha visto questi tavoli e sono piaciuti molto e ha chiesto di metterli nel catalogo dell'azienda di Castelli. Quel tavolo, che adesso dovremmo anche vedere se non serve male, era un'operazione molto semplice, una sorta di rappresentazione del tavolo da laboratorio, no? Il cavalletto in legno e un piano di lavoro solido. De Castelli lavora in metallo, le lamiere. Noi abbiamo fatto un'operazione molto semplice, molto immediata. Abbiamo piegato questa lamiera, l'abbiamo solidificata strutturalmente con questa doppia piega e abbiamo fatto sì che il cavalletto potesse essere estratto e inserito dentro lo spessore del tavolo. Perché? Perché per Bisogner era importante ridurre al massimo gli incontri dei materiali di trasporto, dei costi, quindi anche dal punto di vista economico questa cosa si può usare. Albino appunto l'ha messa a catalogo e abbiamo iniziato una storia con lui che ha cominciato a vedere una serie di sviluppi di prodotto. La seconda collezione è stata Souvenir, aspettate che non sono in ordine adesso per qua. Ecco, Albino subito dopo ci ha chiesto di reinterpretare i materiali che lui lavora in maniera poetica. Lui aveva apprezzato molto il nostro approccio un po' concettuale, un po' poetico rispetto al materiale. E abbiamo pensato che il suo materiale, nel quale lui produce oggetti di grandi dimensioni, realizza cose libere, eventi extra luxury, eccetera, eccetera, potesse essere anche narrato e raccontato attraverso una serie di piccole case, di piccoli souvenir, piccole cristallizzazioni di oggetti e di pensieri. Quindi ecco che nascono i souvenir che non sono altro una collezione di campane di cristallo che racchiudono. Tengono e pensieri, c'è la casa isolata, la casa degli amanti, la casa prigione, e di questa casa in qualche modo è un contenitore nel quale noi tutti viviamo, che può essere vissuto e interpretato secondo le nostre esperienze personali, quindi per alcuni può essere un rifugio, per altri una prigione. Quindi tutte queste narrazioni vengono raccontate attraverso questi piccoli oggetti, souvenir, completamente di souvenir. Successivamente ci ha chiesto di progettare delle lampade. Raccontate le lampade. Luce solida rappresenta proprio quello che di solito è il vuoto, cioè il cono di luce della lampada, della luminosità. Ecco, allora creare uno scheletro, dare importanza a questo cono invisibile che è però il protagonista della luce. E abbiamo creato una struttura metallica che quindi mettesse in evidenza e lo circondasse e proteggesse, quindi proteggesse più un'idea, più un concetto, perché in realtà il cono di luce, per quanto non visibile, è sempre presente. E poi cosa abbiamo fatto? A frammenti. Questi oggetti invece che sono quelli che vediamo rappresentati anche nell'installazione qui davanti a noi, sono dei contenitori, delle scatole, dei box molto preziosi. Utilizzano l'ottone acidato di lavre spazzolato e il ferro naturale spazzolato per diventare delle scatole che in qualche modo contengono una serie di funzionalità.
quindi possono diventare libreria, possono diventare specchio, possono diventare toilette, sono dei complementi del reddito vero e proprio. E anche in questo caso sono sviluppati attraverso delle semplici operazioni di incasto delle maniere, delle superfici solide. Spesso progettiamo in maniera cartotecnica, cioè riusciamo a trasporre la bidimensionalità in tridimensionalità proprio facendo delle operazioni molto elementari e immediate, che poi sono oggetto di sintesi per noi. Ecco, queste scatole per esempio sono state realizzate per una mostra nostra personale, un museo d'arte una contemporanea alla Spezia, che doveva esporre una collezione di oggetti che noi produciamo, che sono quelli della casa di pietra. Riuniamo il materiale pietra a tutta una serie di materiali, dal pietra, dal cristallo, al legno, eccetera, eccetera. I frammenti che sono a pavimento, che sono delle scaglie metalliche acidate, ossidate, proprio dall'acqua, dal vento, realizzate da un cantiere navale come conosciamo, si sono poi trasformate proprio in questo passaggio da materia prima usata dal tempo, dalle intemperie, in oggetti invece e componenti del vedo con un loro significato funzionale e quindi emotivo. Ci accade spesso che prodotti che vengono realizzati per eventi oppure per situazioni completamente diverse poi si trasformano in oggetti che vengono messi a catalogo delle aziende. Quando invece proponiamo oggetti per le aziende, non mettiamo a catalogo, non so come mai, è una cosa strana, è il nostro destino. Abbiamo poi portato anche altri esempi. Questo è un altro passaggio di scala, se vogliamo. Sempre con dei castelli abbiamo disegnato dei gioielli. Sono gioielli che si chiamano busto tattile. Hanno trasposto la parte decorativa, che solitamente nel gioiello è esterna, visibile, ben evidente, all'interno. Ma all'interno si trova un decoro che in qualche modo mette in evidenza l'aspetto sensoriale, no? Quindi se io indosso il primo bracciale, mi darà una sensazione di dolcezza perché ha delle cuffie morbide che in qualche modo massaggiano il polso. In altri casi ci sono incisioni più o meno morbide, più o meno spigolose, che invece possono dare delle intuizioni più dedicate all'uso del salato, dell'amaro. Quindi ecco, c'è questo tentativo in un semplice bracciale di raccontare attraverso un rapporto fisico, concreto, quasi sensuale, una sensazione che è tipica del nostro senso indicato alla tattilità. L'unione quindi delle due lastre, in questo caso quindi due percorsi che reggono paralleli, creano un sostegno tra di loro e in questo caso creano uno specchio. Lo specchio spesso lo usiamo come simbolo proprio sì di riflessione, ma riflessione in senso di pensiero. E quindi nel momento che decidi di guardarti allo specchio che è proprio un'azione non fuggente ma consapevole, ed è consapevole come un incontro tra due persone che decidono che vogliono far durare un rapporto e quindi creano un incontro, questo legame che fa stare in piedi e quindi fa riflettere su quello che è nato. Sempre parlando di specchi e di riflessioni, in questo caso sono piccole pieghe e tagli che creano un sostegno per questi, anche in questo caso, specchi in bronzo, ottone e rame. Ecco, qui riapriamo spesso nel progetto, cerchiamo di dargli quel senso di non semplice, sentiamo proprio adattissimi ad ogni situazione. E anche l'oggetto, se nasce da noi, in qualche modo è permeato da questa sensazione. Allora, con l'adattatore, per esempio, questa goccia, questo taglio, fa sì che non esista la candela perfetta per questo portacandela. È adatto sia alla candelina del compleanno, sia alla candela da candelabro. Ecco che quindi questo concetto, quindi di trovarsi sempre comunque un posto, trovarsi nel posto giusto, quindi trovare un suo spazio, cerchiamo di riportarlo in tutti i progetti. In quello successivo, che se ne penso, si vedranno tutto un seguito di porta di candelabri. In questo caso addirittura il tassello rappresenta proprio l'evento. Allora, quando è che decidiamo che un evento è importante, è cardine di quel tassello? Ecco che il cardine è il fare luce su un evento e quindi diventa proprio la candela. Con accordante si ha invece
sempre sullo stesso concetto di spazio e tempo, si ha quindi due situazioni diverse, un incontro magari di persone molto diverse tra di loro, ma che vogliono cercare un punto di incontro, un allineamento per ritrovarsi, quindi la fiamma fa sì che sia sempre, che possa sempre dialogare l'una con l'altra, che sia sempre allo stesso livello. Incontri rimanda quella memoria che è invece l'erboristeria, il farsi, il rapporto vero e proprio con la natura. E qui abbiamo spazio-tempo. Spazio-tempo si chiama proprio così. Spazio-tempo parte da quel disegno tridimensionale del cubo, che in realtà quindi se il disegno rimane bidimensionale. I progetti, la parte metallica, sembra quasi la prima forma di luce quasi medievale. E poi c'è il vetro che sostiene, trattiene, crea un respiro e quindi crea un dialogo e allo stesso tempo un modulo per creare questo candelabro che diventa orizzontale. E qui la gabbia, la trama, il racconto diventa, ritorna gabbia, ma qui è una gabbia, una trama, un segno, un disegno che crea e forma, forma cosa? Il vetro. Va bene, io penso che sia stata una spiegazione molto esaustiva della vostra attività e credo che appunto di leggere un po' questi tre approcci fra di loro complementari, uno legato a questo rapporto fra progettisti e aziende in relazione alle scoperte del materiale storico che appartiene un po' alla tradizione dell'architettura italiana, ma che poi era stato reinventato insomma, sostanzialmente anche attraverso le scienze dei bambini e è stato ulteriormente oggetto di ricerca. Scelfo è appunto un progetto di industrial design a tutti gli effetti ed effettivamente da questo materiale ceramico delle nuove potenzialità anche proprio attraverso proprio il passaggio di scala e io ravvedo nella vostra opera molto ampia, molto trasversale, effettivamente quella componente anche un po' di sensibilità anche artistico, no? Artistica espressiva, cioè effettivamente è stata molto bella l'introduzione che lei faceva, che tu facevi, scusami. Quando guardiamo qualcosa con gli occhi, con la mente, quando guardiamo invece soltanto con la mente, anche questa modalità di percepire le cose che può cambiare il modo anche di intenderne le dimensioni delle cose, valutare le dimensioni delle cose anche in un modo appunto, diciamo, dal punto di vista progettuale. Quindi credo che tutte queste tre espressioni un po' rappresentino di come tema del passaggio di scala possa essere letto in maniera diciamo molto diversa anche in rapporto alla nostra cultura dei materiali, alla nostra cultura tecnica, alla cultura del progetto ma anche alla cultura appunto delle aziende, il loro know-how, la loro esperienza eccetera. Abbiamo citato un maestro dell'architettura come Franco Albini, io non posso non chiudere con la citazione a un nostro grande padre che era Giorgio Monti. Era un innamorato dell'architettura ed era anche un innamorato dei materiali. E quindi effettivamente nel suo bellissimo testo l'architettura è diciamo, uno dei passaggi anche in cui questo si evidenzia fondamentale. Quindi io l'augurio è che tutti noi possiamo appunto continuare un po' queste grandi tradizioni alla luce delle diciamo, prospettive anche aperte dalle nuove tecnologie, dai vincoli della sostenibilità, come abbiamo avuto modo di sottolineare nell'incontro di ieri, ma anche appunto con riferimento a quella che è la nostra grande tradizione, il nostro grande saper progettare, saper fare italiano. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione. Grazie. Grazie a tutti.